Tante volte nella nostra vita sembra che Dio non ci sia e sembra che la storia universale, la storia nazionale, europea, mondiale, ma anche la nostra vita personale venga condotta dal caso, dalle occasioni, dalle coincidenze e Dio non c'è, anzi tante volte ci chiediamo dove sta? Soprattutto dopo determinati eventi, situazioni incresciose della storia, ma anche della nostra esistenza. In realtà noi non dobbiamo mai chiederci l'esistenza di Dio, la presenza di Dio dopo un evento. Noi invece dobbiamo guardare gli eventi con gli occhi di Dio. Dio sta sempre prima, perché Lui fa sempre il primo passo. E allora la storia, la nostra storia personale, la storia nazionale, europea, mondiale, la dobbiamo sempre guardare con gli occhi di Dio. E gli occhi di Dio significa con la sua parola, significa con la nostra esperienza di fede, attraverso quella che noi possiamo chiamare una ermeneutica della fede, cioè una comprensione della storia con gli occhi della fede. È necessario che noi mettiamo sul nostro naso e davanti ai nostri occhi gli occhiali della fede. Allora tutto si colora, tutto ha un senso. E anche quando sembra che non ci sia senso, nel mistero di Dio noi scopriamo la sua presenza. E questa in fondo è l'esperienza che ha fatto l'antico Israele. Questo popolo che a causa del re Nabucodonosor, re di Babilonia, era stato deportato in Babilonia, poi a un certo momento della storia questo popolo deve ritornare in Israele e finalmente dovrà ritornare e dovrà riassaporare la gioia della terra, la gioia della casa, la gioia del Tempio. E allora il popolo sperimenta una gioia grande, una letizia grande del cuore, perché Dio si è ricordato del suo popolo e Dio veramente trasforma la storia e trasforma il lutto in gioia, il pianto in sorriso. E in effetti, leggendo il libro del profeta Isaia di questa terza domenica di Avvento, che è la domenica della gioia, noi possiamo gustare la bellezza della gioia di questo popolo, perché fa esperienza della libertà e questa esperienza della libertà fa guardare le cose con occhi nuovi. Una libertà profonda, personale, ma anche sociale e relazionale. Per cui i ciechi vedono, gli storpi camminano, c'è una novità di vita. Certamente tutto questo non avviene storicamente in quel momento, però attraverso questa immagine il profeta vuole indicare questa palingenesi, questa creazione nuova di Dio che avviene nella storia, per cui il Signore è il Signore, Dio è il Signore. Lui è il costruttore della storia, non esistono altri idoli, non esiste il caos e neanche l'uomo è il signore del suo tempo, neanche l'uomo è colui che costruisce totalmente la sua vita da solo, ma lui è un corresponsabile, un essere che compartecipa, è un co-creatore con Dio della storia. In effetti nel Vangelo di questa domenica Giovanni Battista in carcere perché perseguitato per amore della giustizia e della verità fa chiedere ai suoi discepoli: dite, andate da Gesù e dite, sei tu il Messia? E Gesù in maniera veramente molto delicata, come un grande maestro sa fare, lui dice: guardate le opere che io faccio. I ciechi vedono, i sordi ritornano ad ascoltare, gli storpi camminano, i morti risuscitano, ai poveri viene annunziata la lieta novella, il Vangelo. Questi sono i segni del Messia. E allora se Giovanni voleva sapere se Gesù è il Messia,
Gesù, attraverso questo modo di esporre la verità, attraverso la esplicitazione delle azioni che sono tipiche del Messia, del Re Messia, perché nelle profezie questo Messia che si aspettava doveva compiere queste azioni di libertà personale e sociale, Gesù, dicendo che tutto questo è avvenuto e avviene nella storia, nella sua storia personale, grazie alla sua presenza, vuole dire a Giovanni: io sono il Messia. E lui, Gesù, allora, che viene a portare il nuovo. Gesù non è il vecchio, Gesù non è l'antico. La nostra religione non è la religione dell'archivio, la fede non è un museo. Noi non siamo la religione della biblioteca, certo, la Chiesa ha 2000 anni di storia, ha tanti beni artistici, culturali che dobbiamo coltivare e valorizzare, abbiamo biblioteche, archivi che fanno parte del nostro patrimonio, della nostra cultura, soprattutto occidentale e non solo, però la nostra religione è viva. Noi non siamo la religione dell'antichità, una vecchia religione. Noi siamo presenti ancora nel mondo perché Dio è Gesù, Gesù è Dio, Lui è il vivente. Siamo in un momento particolare della storia, in un momento in cui l'Italia, l'Europa sta dimenticando che tra le sue radici culturali c'è anche la radice giudaico-cristiana, che non può dimenticare, altrimenti perde il suo fondamento. Siamo in un momento in cui parliamo di scristianizzazione, dove magari tanta gente dimentica il senso della vita perché ha dimenticato Cristo e ha dimenticato la fede. È vero tutto questo, e forse il libro delle Lamentazioni potrebbe anche continuare, ma è altrettanto vero che i germi di bene, i germi di pace, i germi di santità ci sono. Come non dobbiamo dire grazie al Signore per tanti santi del nostro tempo? E soprattutto la santità oggi risplende in alcuni veramente papi della storia. Forse siamo stati abituati, studiando i libri della storia, a guardare, a studiare, a conoscere papi guerrieri, papi che erano dei grandi cultori della bellezza, forse avevano dei compromessi, vivevano anche dei compromessi di tipo morale, però ecco, tutto questo lo vediamo nella santità dei nostri pontefici, di cui alcuni addirittura dichiarati santi: Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, e poi abbiamo avuto nella nostra storia la gioia grande di incontrare, di conoscere con due figure eccezionali, Papa Benedetto e Papa Francesco, che sono veramente gli angeli che custodiscono la Chiesa, in modo particolare Papa Francesco, è veramente illuminato dalla grazia, ci indica la via per ritornare a Cristo, che è la via della misericordia e dell'attenzione verso i poveri, gli ammalati, i sofferenti, i lontani. E allora guardiamo a questi modelli, guardiamo ai santi, ai pontefici, ai santi che noi abbiamo conosciuto o magari di cui abbiamo sentito parlare, ma anche tante persone buone, tanti santi che ci stanno a fianco, che attraverso le loro opere ci dicono chi sono, cioè dei figli di Dio, dei fratelli, perché le opere sono la testimonianza della fede, la fede agisce nelle opere e le opere sono la testimonianza della fede. Chiediamo al Signore che attraverso le nostre opere buone possiamo vivere nella gioia e essere costruttori di una società in cui la gioia è veramente di casa.